10 secondi qui dai microfoni di Radio Almi. Noi apriamo una puntata un po' speciale. Questa mattina non ci occuperemo di presidenti territoriali, o meglio, abbiamo una registrazione, magari vediamo se più tardi sarà possibile mandarla, quella con il presidente di Bari D'Ambrosio. Ma ci collegheremo tra pochi minuti. Stiamo aspettando che tutto l'impianto tecnico sia a posto. Ci collegheremo, dicevo, con la sala dell'auditorium INAIL di Piazzale Giulio Pastore a Roma, perché si terrà una bella iniziativa, una intera giornata dedicata ai 60 anni degli sport paralimpici. Il titolo è molto indicativo: Roma 1960, Roma 2020, dalla prima Paralimpiadi dei Giochi di Tokyo, 60 anni di storia del movimento paralimpico. È promosso quindi dal CIP, dall'INAIL, da Superabile INAIL, e vedrà appunto l'intervento di molti personaggi, molti rappresentanti del mondo politico e istituzionale, dell'associazionismo. Ci sarà anche Almil, ci sarà Almi Sport e personaggi appunto del mondo dello sport paralimpico. Tra gli altri, il ministro delle politiche giovanili e dello sport, Vincenzo Spadafora, il presidente del Comitato Italiano Paralimpico, Luca Pancalli, il presidente dell'INAIL, Franco Bettoni. Questa giornata chiuderà sostanzialmente una settimana di eventi, ne abbiamo anche parlato attraverso la nostra radio, dedicata agli sport paralimpici. Come già ci ha spiegato Stella Calamaglio, moglie di Antonio Maglio, promotore di giochi paralimpici, beh, possiamo dire anche l'inventore di giochi paralimpici in Italia, beh, si è trattato di un'esperienza straordinaria, un'esperienza che ha messo in contatto il mondo della diversità con il mondo dei normodotati, e lo ha fatto a partire dallo sport. È stato un lungo percorso. Oggi le discipline paralimpiche sono tantissime e se ne creano sempre di più ad ogni edizione delle Olimpiadi dei normodotati, sostanzialmente, come per esempio quella di Londra, ma ci sono state altre occasioni come anche Barcellona. A Roma ci fu questa prima disciplina, quella appunto che riguardava i non vedenti, e poi si è progredito scoprendo anche delle cose interessanti sul funzionamento dell'organismo, del corpo, nello sforzo sportivo, che poi sono state utili anche per quanto riguarda il mondo sportivo dei normodotati. A questa iniziativa, dicevamo, prenderanno posto anche altri rappresentanti, come per esempio Vincenzo Novari, che è l'amministratore delegato del comitato organizzatore delle Olimpiadi e Paralimpiadi invernali di Milano Cortina, e poi il direttore dell'INAIL, Giuseppe Lucibello, il direttore di Rai Sport, Auro Bulgarelli, e dicevamo ancora la moglie di Antonio Maglio, Stella Calà Maglio, che sta portando avanti, per quello appunto che lei conosce, per l'entusiasmo che mostra in ogni appuntamento, sta portando avanti una vera e propria battaglia culturale e d'opinione pubblica. Ci saranno anche gli atleti paralimpici assistiti dall'INAIL, Martina Cairone e Oni Tapia, con la testimonianza di Aroldo Ruschioni, atleta che prese parte alle Paralimpiadi di Roma nel 60, vincendo tre medaglie. E come abbiamo detto, ci sarà anche il nostro Pierino Dainese di Ami Sport, tante le associazioni sportive che prenderanno parte a questo incontro. Stiamo aspettando di collegarci. Allora, regia, io credo che è pronto il collegamento con Marinella De Maffutis, che è entrata in sala d'attesa in questo momento di Zoom, quindi possiamo vedere se è
è pronta a farci la sua corrispondenza. Ecco, il tempo di sistemare l'inquadratura e ci siamo. Non sentiamo ancora l'audio. Ecco, soltanto un momento, vedete che nello sfondo si vede la sala dell'auditorium INAIL di Piazzale Giulio Pastore, dove si terrà appunto questa iniziativa. Non riusciamo ad avere l'audio, non sentiamo e probabilmente nemmeno Marinella ci può ascoltare in questo momento. Quindi va attivato l'audio e sistemata la... Allora, nel mentre che perfezioniamo tecnicamente questo collegamento, io vorrei darvi qualche aggiornamento sugli incidenti sul lavoro. Ieri ce ne sono stati alcuni nel pomeriggio, quindi in una fascia oraria in cui le agenzie non hanno trasmesso. E il primo riguarda... Sì, quello più recente, anzi di questa mattina a Torino, un operaio è caduto, eccolo qui, da 5 metri sul posto, è atterrato l'aereo soccorso, vediamo altri particolari, un 38enne italiano in condizioni gravi all'ospedale del CTO, dopo che nel pomeriggio di ieri, no, questa mattina è stata data la notizia, è precipitato dal secondo piano di un capannone in costruzione in corso Piemonte a Volpiano, siamo appunto in provincia di Torino, dove stava montando una finestra. Incidente, una caduta da un'altezza di 5 metri, è avvenuto alle 14 e c'è stato bisogno dell'intervento dell'elisoccorso insieme a diverse ambulanze. Un altro incidente c'è stato a Pieve di Soligo. Siamo in provincia di Treviso, un uomo si è ferito a un braccio durante il suo turno di lavoro. L'episodio è accaduto ieri pomeriggio, poco dopo le 17, in un'azienda di Pieve di Soligo. L'allarme è stato lanciato dai colleghi in un capannone in via Pascoli a causa del malfunzionamento di un macchinario. È stato registrato un piccolo scoppio che ha ferito l'operaio. È stato ricoverato l'uomo nell'ospedale di Conegliano, non è in pericolo di vita. Un ultimo incidente sul lavoro si è verificato invece in provincia di Lecce, un drammatico incidente sul lavoro a Diso, all'interno di un deposito della Nettezza Urbana. A rimanere gravemente ferito un operatore ecologico che per cause che sono in corso di accertamento si è vista l'avambraccio amputato dal compattatore dei rifiuti. Ecco, questi gli aggiornamenti sugli incidenti sul lavoro. Poi nel corso della mattinata, anche nell'appuntamento intorno a mezzogiorno, saremo in grado di darvi altri particolari. Io a questo punto chiederei alla regia, visto che non riusciamo a perfezionare il collegamento, con Marinella De Maffutis. Allora, direi di mandare un breve brano musicale. Di raggiungere Marinella De Maffutis nell'auditorium dell'INAIL in piazzale Giulio Pastore. Marinella, noi ci siamo. Non riusciamo a sentire. No, l'inquadratura è sbagliata, quindi dovresti aggiustarla. Questo è comunque il manifesto, per quello che riuscite a vedere, dell'iniziativa che... Vediamo. Eccola qui. Eccoci. Ci sentiamo, ecco. Sì, dovresti aggiustare... Ah no, perché sta inquadrando Pierino, non volevo essere inquadrata io, ma adesso lo faccio per un attimo, in modo da ritrovarci un secondo, vediamo se questa tecnologia ci supporta. Eccoci, buongiorno.
Buongiorno Fabio, Sì, buongiorno a tutti. Siamo qui a è ancora Milano. l'inquadratura sbagliata, praticamente hai una mascherina in Verticale. verticale. Allora, così va bene? Eccola, perfetta. Eccomi. Quindi stavate tutti con la testa ruotata, mi piace Sì, stavamo questo. ruotati. Allora, siamo qui all'Auditorium dell'INAIL. C'è questo evento appunto per ricordare 60 anni di storia del movimento paralimpico. Siamo qui all'auditorium di Piazzale Giulio Cesare a Roma, sono con Pierino Dainese, il presidente di Amisport. Ecco che intanto vi faccio giusto una carrellata iniziale, così poi dopo passiamo la parola a Pierino di chi parlerà oggi. Allora, a parte Aulo Bulbarelli, che è il direttore di Rai Sport che modererà i lavori, intervengono Franco Bettoni, una persona a noi molto nota, che è il presidente dell'INAIL, lo salutiamo. Ci sarà Luca Pancalli, il presidente del CIP, Vincenzo Spadafora, il ministro per lo sport, Haroldo perdonate, Ruschioni, atleta di Roma 1960. Purtroppo con questa mascherina si fa fatica un po' a respirare e parlare, Fabio. Scusatemi tutti. Martina Caironi, atleta assistito del centro protesi INAIL di Budrio. Onei Tapia, che è l'atleta assistito INAIL perché è un infortunato sul lavoro, ha vinto qualche anno fa, ti ricordi? Ha vinto ballando con le stelle, insomma, un atleta veramente molto in gamba. Stella Calamaglio, che è la moglie di colui che ha dato vita a tutto questo 60 anni fa. Giuseppe Lucibello, il direttore generale dell'INAIL. Vincenzo Novari, che è il CEO Milano Cortina 2026. Quindi abbiamo un appuntamento che questo benedetto Covid ci deve far assolutamente, veramente celebrare. Allora, in tutto questo, Pierino, io giro la telecamera in modo da tu dimmi soltanto se la lascio in verticale o in Sì, orizzontale. C'è Pierino è Dainese. ancora nella Pierino, giusta posizione. devo stare così in questa posizione Sì, verticale? perfetto. Perfetto, Pierino, vieni di qua. Allora, diciamo che in questa giornata, Pierino, c'è una commemorazione importante, ma di fatto parliamo di un futuro. Fino ad oggi, insomma, gli atleti paralimpici hanno saputo dare dimostrazione veramente di grande forza, straordinario impegno, eccetera, come lo sono gli atleti di Amisport Italia. Come sta andando? Certo, allora è stato difficile tenere alta la guardia perché in quest'anno anomalo, dove nessuno si aspettava, in pandemia magari l'avevamo così letta su qualche libro, ma vissuta penso Nessuno. nessuno di noi. E Parliamo di qualche bestia alcuni quindi, anni fa. esatto, quindi alla fine sì, tutto quest'anno così anomalo. Si è verificato quello Di che tutto. nessuno si poteva E e quindi si sono bloccate tutte le ci ha attività. messo di tutto e di più. Speriamo che finisca. Dicono anno bisestile, no? Un anno particolare, ma come il 2020 penso Veramente. Anche la nessun storia anno del bestile. grandissimo amico tuo, La no? storia di Alex, che Alex, ti ha cioè, è una cosa veramente che devastante, mai, diciamolo mai, mai, quest'anno mai ci saremmo veramente. immaginati di vivere certe esperienze. Ieri le agenzie hanno battuto delle notizie positive su Alex. Non so se hai letto anche tu, sta Ma io sono facendo. stato a cena con sua moglie, per cui Ah, diciamo ecco. le notizie le prendo da lì direttamente, perché sai, i giornali alle volte scrivono cose. Sì, segnali positivi. Questa è il vero della ricostruzione, diciamo, che è stata iniziata, perché comunque sai, il fracasso facciale c'è stato, e quindi la ricostruzione di quella che è la parte un po' alla volta, perché non è che si possa fare, diciamo, immediatamente tutto, Certo. però fa parte del percorso, diciamo, che va verso la riabilitazione. Lo chiamano svezzamento poi, perché quando si subiscono certi traumi, svezzamento perché si torna bambini, e quindi c'è tutto da imparare, da rimparare in questo caso. E E da quindi recuperare. Va diciamo bene, che la noi. strada è quella giusta, dai. Siamo fiduciosi e la speranza non è mai mancata, e quindi andiamo avanti. Ma Amisport Passiamo Italia. all'argomento atleti. Sì, esatto, no, stavi parlando Passiamo di intanto ad Amisport altro. Italia e del Luca, Covid, ma non vi ha rispetto bloccato? Pancalli, possiamo
siamo in diretta con Radio Anmil Network. Un saluto veloce, approfittiamo al volo, ben trovato, mascherato, ma noi conosciamo bene il suo volto, Presidente. Tutto a posto? Allora, questo bellissimo evento che c'è oggi, ne stavamo parlando. Un bellissimo evento che non poteva non tenersi come fatto conclusivo qui all'INAIL, perché il 25 settembre di 60 anni fa si spengeva la fiaccola di Roma Paralimpica del 60, ma si accendevano i sogni e una strada che ci ha portato fino a qua grazie all'INAIL, per cui insomma non potevamo fare altrimenti e siamo felici di farlo qui. Nonostante tutto, nonostante il Covid, noi siamo qui e ci teniamo tutti ad andare avanti, sì, ma qualche prossimo appuntamento a cui si sta già lavorando, pensando? Naturalmente noi stiamo lavorando a tanti progetti, soprattutto sotto il profilo dell'investimento di risorse sull'avviamento, sulla promozione, ovviamente con un occhio anche a Tokyo, perché Tokyo 2021 per noi ad oggi è ancora un appuntamento calendarizzato. Fermo, che è lì. Noi siamo pronti, ci saremo. Grazie Presidente, buon lavoro. Allora, Luca Pancalli, appunto Presidente del Comitato Italiano Paralimpico, abbiamo ascoltato le sue parole. Abbiamo preso al volo, Pierino, di sorpresa quasi, insomma, perché adesso, come sai, quando ci sono dei convegni inizia subito, no, la concitazione, poi con questi controlli, tutto quello. Spostiamoci un po' più di qua, che magari siamo un pochino, ecco, defilati. Non abbiamo tanto di... rappresentazione del manifesto, ma insomma sei tu, così siamo un pochino più tranquilli. Allora Pierino, raccontiamo un attimo. Fabio, tu volevi fare una domanda? No, stava una cosa importante. Sì, no, stava dicendo appunto Pierino di come Almisport ha affrontato questo periodo di emergenza, ma insomma da quello che ricordiamo, perché con la radio li abbiamo seguiti, hanno continuato a lavorare anche duramente. Sì, a prova di questo la convocazione nazionale di ben 7 atleti nostri che appunto raggiungeranno a Castiglione della Pescaia domenica, diciamo, questo raduno della nazionale italiana di paraciclismo. 7 su 18 convocati sono un bel numero. Viva, direi Sport. Che Amisport ha fatto un buon lavoro, diciamo, no? Mi prendo qualche merito, dai. Bravo Pierino. No, non io posso stavo dirti io qui, però insomma è tutto vero, è tutto importante. Senti però Fabio, sì, tu sai questa cosa, io adesso qui c'è troppa gente, non posso farlo, non possiamo cantare tanti auguri a Pierino, ma oggi è il suo compleanno, quindi tu lo sai, potete farlo voi perché faccio una brutta figura. Vabbè, insomma sta festeggiando nel modo più giusto e più bello. Esattamente, nel mondo dello sport. Io direi che non poteva esserci inizio migliore di giornata che questo 60° anno dalle prime Paralimpiadi. Chi vive di sport, soprattutto di sport paralimpico, diciamo, io mi sento fortunato oggi ad essere qui, anche grazie all'AMLI, perché comunque se non fosse stato per tutto il percorso, diciamo, fatto dal 2013, magari anche un po' prima, però dal 2013 in poi non saremmo qui a parlare adesso. La strada però è ancora lunga, io finché ce la faccio, finché ce la faccio, guarda, darò il massimo perché appunto ci sia una crescita. Io credo che anche il congresso che avverrà fra pochi giorni segnerà un punto di inizio, non una continuazione, ma di un nuovo percorso per far crescere l'Amisport e far crescere questo mondo. Per me, diciamo, importante, ma importante anche per tante persone che devono ritrovare fiducia in se stessi. Vogliamo che l'AMLI sia al centro proprio di questo e che porti in tutta Italia. Abbiamo così fatto una scappata in Sicilia proprio per testimoniare. Un azzardo, tu lo sai, era questo evento importante, sì. Però era pienissimo di gente. Però sai, seminando che poi si raccoglie, no? C'era magari anche non tutto Sace, quello che noi semina, l'abbiamo però, fatto, insomma, no? Questo momento importante. Penso che sono tutti importanti questi momenti, proprio a testimonianza del fatto che il messaggio che deve passare è che si può fare.
può fare, certo, perché la volontà determina poi, sai, nella vita delle persone proprio la strada da intraprendere. Quindi direi che ogni momento, ogni istante che noi cogliamo e lo usiamo verso gli altri, anche con tutto il nostro bagaglio, ecco, questo è un messaggio importante, non lo volevo interrompere, è un messaggio importante, Fabio, perché in realtà sono molti i giovani che sono a casa e che non credono di potercela fare, di uscire fuori. Ammilsport lancia questo importante messaggio proprio di aiuto a riuscire fuori, no? E a ricrescere, rinascere, perché un infortunio non è un momento in cui la vita finisce, no, è un rimettersi in gioco. Capita spesso e Ammisport è pronta a dare tutto il sostegno possibile in tutta Italia. Certo, ci sono sedi un po' più preparate, altre un po' meno. Noi faremo in modo, diciamo, di prepararle tutte. Ecco. Questo nuovo congresso, no? Deve essere il lancio, diciamo, un punto fermo, però c'è bisogno che tutte le sedi, perché noi siamo una potenza infinita, ma forse fino adesso non ci abbiamo creduto. Bisogna così diffondere la mentalità del crederci, e quindi certo, vedremo che comunque io ho visto già dei segnali positivi in questo, e credo che veramente questo congresso segnerà una svolta per l'ambito. Un rafforzamento, certo, no? Tra l'altro, leggendo appunto la composizione dei convocati a Castiglion della Pescaia, Ammisport Italia porta 7 atleti ed è l'associazione più rappresentata in questa squadra. Io vorrei leggere i componenti: Katia Aere, Enrico Fabianelli, e poi ancora Davide Giusti, Emma Marcelli, Damiano Marini e Tiziano Monti insieme a Giulia Ruffato. Questi sono i componenti di Ammisport Italia che prenderanno parte a questa iniziativa di ciclismo paralimpico, quindi parliamo di handbike. Allora, volevo dire una cosa, non ho sentito, avevi fatto una domanda a Pierino? No, soltanto lei. Scusami Fabio, io stavo cercando di inquadrare un po' l'insieme, perché qui si sta riempiendo veramente di gente, e questo tra poco farà di questa sala veramente un posto impossibile dove parlare e ascoltare. Certo. Però io vorrei cercare Onaita Pia, che insieme a Pierino, no, conosce, perché poi è del tuo territorio, mi sembra che sia... Lui è di Bresciano. È Bresciano, ecco, vabbè, insomma, comunque è nordico. E quindi potremmo fargli una piccola intervista se andiamo ad acchiapparlo. Quindi, bene, Fabio, bene. Se per te superiamo il lago di Garda. Attacchiamo un attimo e richiamo, grazie al supporto di Matteo, voi della redazione, per ritornare a collegarci un attimo prima di questa chiusura, va bene? Bene, a tra poco. Allora, grazie intanto. Alla regia chiederei di mandare un breve brano musicale, poi ci risentiamo tra pochissimo. Grazie. Benissimo, a Marinella a e a Pierino Dainese. Grazie Fabio. Bene, allora torniamo in studio, stiamo dando un'occhiata alle agenzie per vedere se ci sono aggiornamenti, ma sugli incidenti sul lavoro non abbiamo trovato nulla, per fortuna, appunto, questo c'è da sottolinearlo. Diamo invece notizia di una diffida al Ministero della Salute per mancati adempimenti di legge e per ribadire la necessità che le persone con disabilità ricevano esattamente gli ausili e le protesi appropriate prescritte dai medici. Questa è un'iniziativa dell'associazione Luca Coscioni. Abbiamo ripetutamente chiesto al Ministro della Salute Speranza e alle Regioni, come sottolinea in una nota Filomena Gallo, segretario dell'associazione, che fosse data piena applicazione all'articolo 30 bis della legge 96 del 2017 pubblicata in Gazzetta Ufficiale nel 2017, per porre fine all'attuale situazione di criticità irrimediabilmente lesiva dei diritti delle persone con disabilità. E questa criticità è determinata dall'assoluta inadeguatezza riscontrata in ordine alla fornitura dei dispositivi tecnici necessari a soddisfare le esigenze dei pazienti affetti da patologie
serie e complesse. Come ricorda Rocco Berardo, responsabile delle iniziative disabilità condotte dall'associazione Luca Coscioni, si unisce a questo sciopero della fame anche Maurizio Bolognetti, consigliere generale dell'associazione, e da qualche giorno è in questa forma di protesta e assume soltanto l'acqua. C'è un appello al Ministero della Salute, quindi alla Regione Basilicata, affinché si proceda per mettere fine alla violazione dei diritti umani fondamentali delle persone con disabilità. Appunto, l'associazione ribadisce la diffida al Ministero, questo perché appunto si sottolinea nella nota, per disporre il trasferimento nel termine di 90 giorni dei dispositivi protesici personalizzati per disabili, escludendoli dall'acquisto attraverso un appalto pubblico. Sostanzialmente sta accadendo quello che abbiamo già segnalato in vari collegamenti, che le gare delle varie ASL regionali sugli ausili stanno comportando notevoli problemi per la fruizione degli ausili, ausili stessi da parte delle persone portatrici di disabilità. Un perdurante inadempimento, spiega l'associazione, che se non rientra poi vedrà il perfezionamento di una class action pubblica. Per adesso è una forma di protesta attraverso lo sciopero della fame e una diffida al Ministero per mancati adempimenti di legge. Questo è l'aggiornamento che abbiamo trovato appunto sulla rete delle agenzie. Allora, andiamo avanti. Io pregherei la regia di mettere ancora una pausa musicale. Vediamo se è possibile rimetterci in collegamento con Marinella De Maffutis. Prego. Eccomi, mi sentite? Bene, allora abbiamo il collegamento con Marinella De Maffutis. Sì, ti sentiamo. Prego. Allora, io qui ho veramente tre bellissime persone importanti. Se adesso li inquadro, qualcuno si mette di qua, c'è il presidente Forni, aspetta che io giro la telecamera perché sono la meno importante in assoluto. Ecco qui. Allora abbiamo, mi avvicino, il presidente Zello Forni è arrivato adesso, il Torino Tenese con cui ci siamo collegati, e il nostro caro amico Vincenzo Falabella, presidente della CISC. Salve, allora, salve a tutte e tre. Benissimo Fabio. Allora io mi avvicinerò, quindi avranno faccione loro, così sentiranno meglio le tue domande, perché l'audio chiaramente è quello che è. Allora, intanto io ti dico, qui la sala sta per animarsi, perché ovviamente si entra scaglionati piano piano. Vincenzo, voi della FISH, come vedete questo momento, questa giornata commemorativa? Ma non è soltanto, non vuole rappresentare soltanto una giornata commemorativa, una giornata di festa, ma vuole invece ripercorrere tanti anni di storia che hanno fatto grande questo paese e hanno soprattutto posto l'accento sui giochi paralimpici, sullo sport, soprattutto sulla forza che ha lo sport nel costruire processi e percorsi inclusivi per le persone con disabilità. Faccio una domanda, ma tu hai fatto qualche sport prima e dopo? Prima sicuramente, ero un promettente calciatore, poi mi sono dato all'ippica come il buon presidente Pancalli, e la mia lesione midollare è una conseguenza di una caduta da cavallo, quindi sono diventato, diciamo, un ottimo cavaliere essendo caduto da cavallo. Scherzi a parte, insomma, lo sport, ho provato a fare sport, ho fatto sport, non l'ho fatto successivamente, questa è una mia grande... Ma questo perché te sei super impegnato e non riesci ad avere un attimo di tempo? Devo dire che ho cercato più volte di coinvolgere Luca in questo, nel senso, avevamo anche deciso di andare in piscina insieme, però poi, come sempre accade, gli impegni sono talmente tanti che poi ti distolgono da quello che è sicuramente un aspetto fondamentale della propria vita, del benessere, della vita di ognuno di noi, che è quello di fare sport. Quindi però... non seguiamo quello che lui fa? Non ma seguiamo quello che dice. Passo un attimo invece al presidente Forni. Presidente, siamo qui, l'AMIL ci crede tantissimo, non a caso, insomma, nel 2013 ha dato vita ad AMIL Sport Italia. Pierino, che qui con noi, ci ha raccontato dei tanti successi raccolti.
e stavamo parlando e annunciando di un rilancio dell'attività sportiva adesso dal congresso in poi. Cosa pensa che si potrà fare, Presidente, dopo il congresso? Dare nuovi punti, nuove attenzioni? Cosa pensa, come vede questo sport con l'AMIL? Sicuramente lo sport è una leva importante per aggregare i giovani soprattutto, quindi dobbiamo, soprattutto se dopo il congresso, intensificare l'attività sportiva in ambito associativo. Con il centro di Bigorso Protesi, dove lì transitano tantissimi ragazzi anche amputati, giovani, noi lì abbiamo uno sportello, no? Come iniziamo quindi dobbiamo ad aprire uno sportello dove non quotidianamente, ma sicuramente un paio di volte alla settimana ci sarà il nostro dipendente. Pierino, anche tu ti renderai disponibile per andare qualche giorno alla settimana allo sportello? Ti ho preso sicuramente di sorpresa. Comunque era già in programma. Strappiamo, Presidente, una promessa così Pierino. No, ma da tempo è in tanto programma sei vicino, di fare tra Padova e Bologna, via. Cioè, ben volentieri anche... Conosco bene il centro perché l'ho frequentato da tanti anni e conosco anche le persone, dall'ingegner Sacchetti. Allora, non ne parliamo male, ma in tempo però, di Covid... Qualcuno di voi è stato a Budrio? No. Ma no. È blindato ormai, è stato blindato fino adesso, perché sappiamo che le istruzioni INAI, cioè se fossero applicate dappertutto non ci muoveremmo ancora. Quindi ancora loro sono in regime Covid. Stretto. Hanno aperto qualcosa, ma su appuntamento per gli assistiti, per finire le protesi, però per tutto il resto è ancora... Presidente, così lei c'è stato di recente. Io avevo appunto un appuntamento i primi di marzo 2020, sì, avevo già 5-6 marzo dopo, per la sua protesi. Poi mi hanno telefonato 8-10 giorni prima, perché ormai... Quindi Pierino, chiedete fortemente, no? Ha bloccato un po' tutto. Quindi, chiediamo fortemente all'INAIL di attivarsi con le massime misure per dare di nuovo forza, sì, al corso, io, no? Io spero che... Insomma, intanto... vabbè, l'INAI fa la sua parte, perché comunque abbiamo visto che l'ente è preposto per le situazioni come questa, nel dettare, diciamo, quelli che sono le misure di sicurezza. Speriamo che si risolva e che possa partire, perché comunque il disagio è grande per tutti gli assistiti e non solo. C'è da dire, le altre strutture private hanno iniziato a operare. Le altre strutture hanno iniziato. Io la settimana scorsa eravamo a Palermo, in Sicilia. C'era la Giusi Versace, che lei si serve di un centro nel Ragusano. E là c'erano i tecnici, e là lavorano, hanno ripreso regolarmente l'attività. Ecco, quindi Presidente, è assolutamente da chiedere. Quindi bisogna dare l'assistenza agli infortunati, che poi non il solo Bigorso del di lavoro, Budrio, esatto, bravo, perché, dicendo. Perché purtroppo le persone Budrio hanno bisogno anche gli invalidi civili, c'è cioè un punto di riferimento. Sì, con la riforma sanitaria del 79 si è aperto a tutta la disabilità, mentre prima era rigorosamente riservato solo gli invalidi del lavoro, fino alla riforma della... Quindi è importante che riapra. È importante che riaprano, rispettando sicuramente quelle che sono le norme finché c'è la pandemia, ma non è che si possa tenere fermo e bloccato l'attività. Mondo, dobbiamo ripartire tutti. Perché quando si rompe un qualche protesi o meno, c'è la necessità di intervenire subito, non è che si possa aspettare dei mesi. Certamente. Pierino, a Budrio ci sono anche, vengono realizzate anche protesi particolari, cioè quelle per lo sport, le protesi piuttosto che carrozzine specializzate per fare attività sportiva o cosa? Sì, diciamo la fortuna dell'invalido del lavoro piuttosto di quello civile è proprio l'impegno che ha l'INAIL, e l'abbiamo visto proprio oggi, 60 anni di impegno per l'attività anche sportiva, quindi dalle protesi sempre più tecnologiche agli ausili per praticare appunto la disciplina sportiva. Oh,
grazie. Scusateci, una domanda a te, Vincenzo. La FISH, Federazione Italiana Superamento Handicap, in realtà è una federazione che raccoglie tante piccole associazioni, sì, cioè, a differenza dell'AMIL che si occupa esclusivamente, possiamo dire, a parte in termini di assistenza col patronato, però esclusivamente degli invalidi del lavoro, voi invece vi occupate di tante categorie, no? Racconta un po', perché così alle persone ricordiamo un pochino anche l'impegno della FISH, no? Quindi... La federazione, come hai ben detto, è un'organizzazione di secondo livello a cui aderiscono le maggiori associazioni nazionali che si occupano di disabilità e di tutela dei diritti delle persone con disabilità. Anche le piccole. Cioè, trovano posto da voi, attenzione, sì, anche sì, quelle, sì, più a livello nazionale. Poi noi siamo diramati su ogni singola regione con le nostre federazioni regionali, all'interno delle quali tutte le organizzazioni di piccole dimensioni possono trovare un punto di riferimento, ma soprattutto un momento di confronto costruttivo e propositivo per poi pianificare quelle che sono le rivendicazioni e le politiche da portare, in questo caso, alle istituzioni regionali, noi, al governo centrale, alle forze politiche, per migliorare le sorti di questo paese, soprattutto per dare dignità e pari opportunità alle tante persone con disabilità che vivono nel nostro paese. Che sono variegate, le disabilità sono tante, ci sono tante problematiche. Parliamo di sport e ci concentriamo su questo, ma ritorneremo a fare degli incontri come quello di ieri a più voci, dove insomma, ecco, è proprio il confronto anche tra le stesse associazioni, no? Sì, è importante. Il confronto è importante, il dialogo è altrettanto importante, il mettersi in gioco. Io dico sempre, sporchiamoci le mani, perché quando parliamo di politica noi la facciamo ogni giorno, lo sport lo fa ogni giorno, perché politica significa comunque sensibilizzare l'opinione pubblica che la disabilità non è una malattia, ma l'interazione con l'ambiente esterno. E oggi celebriamo tanti anni di sport perché tante persone con disabilità hanno elevato la cultura. C'è qualcuno dei nostri sicuramente. Vuoi ricordare, salutare qualcuno? Ma io saluto tutti, perché tutti. Sicuramente dimenticherei qualcuno e non vorrei fare ora in questo momento torto, però sicuramente, ecco, oggi l'attenzione... Sei orgoglioso anche sono orgoglioso oggi, lo sono ogni giorno, ma lo sono soprattutto quando i nostri atleti paralimpici portano alta la bandiera del nostro paese. E sono veramente di esempio e di stimolo, come dicevamo prima con Pierino, perché quella che è la cosa più importante è far uscire di casa giovani, ma anche le donne, vero Pierino? Mancano le donne nello sport. Nella nostra squadra di Amisport ce ne abbiamo un pochino. Ce ne abbiamo anche. Però vedete, Pierino è molto attento, non abbassa la mascherina come l'abbasso io. Non rispetto le io disinfetterò il telefono, io sono mascherata. Eccoci, ciao Laura. Siamo in diretta con Amisport. Qui è passata Laura Bernardi, la nostra cara Laura. Allora, Pierino, scusa, stavamo dicendo le donne. Abbiamo distratto. È stato il tema delle donne a distrarlo, o sono stato io? Ora che... No, hai nominato le donne, ho visto Laura che non è niente male, quindi potevo non distrarmi. Divaghiamo, Fabio, qua si divaga. Bene. Adesso li riporto all'ordine. Andiamo sull'argomento Poterosa. Diciamo donne nello sport. Sì. È più difficile perché... Ma non lo so, probabilmente c'è ancora, cioè non tutte riescono a superare il trauma dell'infortunio o della malattia, ed un po', sai, è femminile anche esteticamente, è da capire. Però io, negli ultimi anni ho visto una grande crescita dello sport femminile, questo anche grazie al lavoro di tutti, dei presidenti delle associazioni, delle federazioni e tutti quelli che lavorano nell'ambito, appunto. Ricordiamone qualcuna, un bacio a Lucia Nobis, a Giulia Luffato. Noi ne abbiamo tante, Lucia Nobis, Giulia Luffato, Samantha, Katia, se te ne dimentichi Anna, qualcuna, povero te. Esatto, adesso le leggo perché Fabio, altrimenti mi cazzerà. L'ho messo in difficoltà. Alla Laura, comunque ne abbiamo tante. Ok. E tutte brave comunque. Bene, allora un saluto a Forni, ho visto che è arrivato Onetta Pia, vado a intervistare anche lui, poi ritorniamo perché tanto siamo, finché non cominciano i lavori io vengo qui e sarò sì, la vostra... Sì, Marinella, noi abbiamo un'altra diretta tra poco, te lo voglio ricordare. Dobbiamo prepararci. Assolutamente. Acchiappo subito Onetta Pia, presidente, grazie, ci vediamo dopo, vado a vedere, grazie a voi. Allora, vediamo se è disponibile perché lo sto prendendo così di sorpresa. Buongiorno, salve, Onetta, buongiorno, sono la responsabile comunicazione dell'AMIL, sono qui, siamo in diretta con Radio AMIL Network.
l'Associazione degli Invalidi sul Lavoro ha dato vita a una web radio. Possiamo farti qualche domanda, se hai piacere? Sì. Allora, tu sei inquadrato. Un secondo qua o dopo? No, adesso ti sistemo un attimo. Cosa benissimo. Sì. Bene. Allora, eccoci. Allora, Fabio Sebastiani, siamo in diretta. Noi sì. trasmettiamo tramite internet, tramite web, tramite YouTube. E quindi diciamo che la nostra radio arriva veramente molto a tanta gente. E Onei, noi ti conosciamo bene, tu hai avuto un infortunio sul lavoro, quindi sei una persona che in qualche modo ha vissuto sulla propria pelle, no? Le problematiche di una mancata sicurezza. Ma ti sei rimesso in gioco completamente, sei arrivato ad avere tanti successi. Sei una persona di grande stimolo e di grande veramente esempio per gli altri e per i giovani. Ma come mai non ci sono tanti giovani, secondo te, che si avvicinano allo sport? Allora, posso dire una cosa. Non ci sono tanti giovani perché, più che altro, perché mancano tanti supporti. Mancano tanti supporti perché le famiglie oggi come oggi si trovano da sole ad affrontare la situazione dei ragazzi. I ragazzi non hanno questa sicurezza, questa fiducia in loro stessi per affrontare tanti percorsi, che è per quello che noi, ambasciatori dello sport, dobbiamo andare in giro. E come testimonia che siamo, dobbiamo comunicare a questi ragazzi che loro sono i primi slavoni della catena, che loro... C'è qualche problema con la linea internet, purtroppo. Allora, Onetta Pia è... Un attimo, scusa, mi è andata via la... perché ci stava arrivando una telefonata. Purtroppo sì, non posso... ci siamo. Stavi dicendo, non ci sono tanti supporti, giusto? Le famiglie devono essere maggiormente supportate. Esattamente. Devono essere esattamente supportate. E più che altro, dopo questi ragazzi che hanno proprio la problematica, quando loro vedono che sono tanti ragazzi che hanno anche la loro problematica, loro prendono coraggio, prendono una spinta, e sicché lo stimolo entra in questa persona, incomincia a vivere, incomincia a agire, incomincia praticamente a interagire con la società che è intorno. Però per arrivare a tutte queste cose si devono essere supporto, si devono essere comprensione, si deve essere anche tanta sensibilità nelle persone, che oggi per oggi piano piano questo si sta perdendo, però dobbiamo continuare a lottare e riuscire a prendere questa situazione in mano, di fare sì che questi ragazzi trovino una strada e possano anche loro essere felici. Bene, un ricordo, qualcuno dei tuoi ricordi più belli, ce lo racconti, tu hai raccontato veramente di te in varie occasioni. Un attimo ricordiamolo, perché a me piace essere veramente il punto di attenzione e di interesse verso chi si impegna veramente. Allora, dei ricordi più belli della mia vita ne ho tantissimi. Perché uno di questi è questo momento qua che sono qua con voi a condividere questa esperienza. Grazie. E poi l'altro ricordo mio più bello è quando sono riuscito a prendere la mia vita in mano e riuscire a trasformarla, tutte le cose negative, in cose positive, e condividerle con tutte le persone che mi trovo che mi circondano. Benissimo. Allora, le Paralimpiadi, un ricordo nel cuore, una medaglia? Qualcosa di importante? Allora, qualcosa di importante sì, sono le Paralimpiadi, lo dico proprio così con questa enfasi, perché non è quello la medaglia, sino è tutto il lavoro che si è fatto insieme, certo. Delle persone che mi hanno dato una mano, anche la mia famiglia, il mio allenatore, la federazione, tutte le istituzioni che hanno praticamente si hanno fatto sentire per fare sì che il mio risultato venisse fuori. Però ripeto, tutto sempre parte di noi stessi, che siamo la prima medaglia che dobbiamo vincere, è con noi stessi. E invece di Ballando con le Stelle cosa ricordi? Un grande divertimento? Di Ballando con le Stelle diciamo che... Hai fatto delle cose straordinarie, io te lo dico, io ero una tua fan sfegatata, guarda, credimi. Sono contento. Veramente. Cioè, poi parliamo. Ma no, io sono incapace, però tu sei eccezionale, guarda, sì. Io non ho parole. Di Ballando con le Stelle è stato un percorso per me anche importantissimo, perché è stato un altro parco esenico dove ho tirato fuori... È stata una sfida anche per te, esatto. No? Non era facile. Perché ho fatto cose, dei balli che non conoscevo, quindi questo mi ha aiutato ancora di più a continuare a provare, a seguire provando e vedere fino a dove potevo arrivare. Invece alla fine siamo arrivati al traguardo, grazie a... Meritato, guarda, tutto meritato, esatto. Non c'era nulla di regalato, però, sei stato eccezionale. Però ogni cosa, in questo momento, in questo oggi, è una fila che noi dobbiamo affrontare e dobbiamo per forza superarla. Bene, la famiglia? La famiglia bene, saluto a tutte le mie figlie.
così, c'è un'occasione. Alla bene. Mia compagna, saluto tutti quanti, alla gente di Bergamo, alla gente di Linda e Roma, saluto tutti quanti. Bene, grazie Onei, scusa se grazie. Ti abbiamo preso così a sorpresa. Fabio, vuoi dire qualcosa? Vuoi dire qualcosa? No. Ragazzi, vi ricordate che voi siete la cosa più importante di questo mondo, siete la cosa meravigliosa di questo mondo e che tu hai bisogno di vivere, che tu hai la forza, la capacità, l'intelligenza e la forza per cambiare la tua giornata. E sigami che ti conviene. Ciao! Grande, grande. È un oceano, okay. Un oceano, devo dire. È un oceano, una persona meravigliosa. Grazie ancora, davvero. Grazie. Ciao. Grazie allora, Marinella. Allora Fabio, io volevo capire se c'era tempo per fare un piccolo saluto a Stella Maglio, che è la persona veramente che diciamo si impegna continuamente perché tutto questo vada avanti, perché ci sia sempre lo sport paralimpico al primo posto. E ricordo, ho tempo di 2 minuti? Sì. Marinella, Stella, da quanto non ci vediamo? Guarda che io ho qui una carrambata, aspetta, eccola qui. Stella, sei in diretta con la nostra web radio. Spostiamoci un po' più di là. Vorrei abbracciarti infinitamente. Allora, cara. Sì, veramente. Stai benissimo, ti trovo benissimo. Scusa Fabio, io devo fare queste cose perché oggi questa l'abbiamo, giornata per me l'abbiamo è conosciuta l'altro giorno. E certo, certo. Ma adesso ce l'hai in diretta, non solo la foto. Allora, Stella, questa è una giornata bellissima. Oggi veramente di grande emozione anche per te. Tu sei una donna inarrestabile, straordinaria. Vieni, portiamoci un po' più fuori, che sta per cominciare qui tra qualche minuto. Allora, Stella, quali altri traguardi? Perché qui siamo arrivati oggi, ma qui è ancora un prosieguo, non è un, no? Certo, non è un traguardo. Deve essere un prosieguo, perché nessuno deve dimenticare chi è stato Maglio, i padri fondatori, assolutamente. I padri fondatori non vanno dimenticati, perché hanno fatto cose impossibili per l'epoca. E noi adesso dovremmo fare una... Dobbiamo saper dimostrare di essere degni e ancora più bravi. Esatto, giusto? Esatto. Soprattutto degni, perché... Certo. È stato un po' dimenticato il movimento paralimpico. Ora, attraverso il comitato presieduto da Pancalli, ha preso il nostro cuore, anche perché la tecnologia... Luca lo abbiamo prima intervistato, Fabio, tu lo sai. Sì. Ecco, quindi prima già l'abbiamo avuto ai nostri microfoni, abbiamo preso anche lui. Ha organizzato e sta promuovendo lo sport. Anche lui è un infaticabile, veramente, no? È sempre lì su quella sedia, no la sedia a rotelle, ma no, la sedia del posto. Anche se non è neanche tanto vero, perché sta sempre in giro. Guarda. Pancalli sembra un poltronista, ma non è così. Dici, scusa Fabio. No, dico, Pancalli sembra un poltronista, ma non è così. No, Pancalli è proprio veramente, parliamo di lui, in questo momento sta intervistando, lo stanno intervistando altre testate. E sicuramente... A differenza di Maglio, che stava in ospedale. Ecco. Guarda un po' la vita. Raccontaci, ricordaci, un attimo un ricordo allora di lui. Di Maglio ho scoperto delle cose grandiose. Quando lui è andato al centro Villa Marina, che all'epoca era Villa Marina, nata nel 1° giugno del 1957, non aveva fisioterapisti, non c'era assolutamente niente, zero assoluto. E quel centro, che era una casa di cura, credo, per delle persone che aspettavano dei bambini. Quindi tutt'altro. Quindi era tutt'altro che un centro, anche perché la fisioterapia in Italia non esisteva. E il suo fisioterapista era un massaggiatore che attualmente, e gli voglio rendere onore, ha 91 anni. Che bello! Ha 91 anni e allora ce lo stile. Porti, che ce lo fai intervistare? Certo. Ah, Fabio, ne ho recuperata un'altra. Io vedi che sto qua, prendo tutto. Assolutamente. L'ha portato in Austria, l'ha fatto formare, e così è nato il primo fisioterapista della storia dell'Italia. Fantastico. Non c'era niente. E infortunati sul lavoro.
devono ringraziare l'illuminazione. Certo, la grande, assolutamente, assolutamente. Assolutamente. Noi ne rendiamo omaggio sempre, spesso, attraverso i nostri social, la nostra comunicazione. Stavano a letto immobili. Da su, è vero. Ma noi dobbiamo spingere, dicevamo delle donne, ci sono poche donne, le donne meno. Dobbiamo portare un po' fuori le donne. Quella sensibilità necessaria per portare avanti progetti ambiziosi. Bene. Io Stella, bravo, lo so. Continuerò ti sempre. Richiameremo alla nostra radio. Grazie. Intanto grazie stanno chiamando per fare inizio. Per questa radio. Grazie a te, Stella. Grazie a Stella Maglio. Grazie a voi. Fabio, allora, eccoci. Io praticamente c'è una diretta che sta per partire dall'altra parte, ma sta per cominciare anche qui l'incontro. Benissimo. Quindi io vi saluto. Sono contenta di aver raccolto queste testimonianze importanti. Oneta Pia, come hai visto, una persona eccezionale, ma non solo lui, insomma, ecco. Allora, intanto un saluto, ci riaggiorniamo e grazie e buona prosecuzione. A te e buon convegno, quindi. Buona giornata. Ciao. Delle Paralimpiadi. Bene, allora chiudiamo qui, regia. Noi tra poco, anzi tra un'oretta circa, torneremo in onda, seguiremo un webinar sull'accessibilità e quindi andremo avanti così. Oggi il nostro palinsesto, i nostri orari sono stati un po' stravolti, ma come avete visto, per una giusta causa, per trasmettere contenuti ai nostri ascoltatori sempre più ricchi e sempre con maggiori spunti che possono colpire, dare informazione e elementi di giudizio sulla realtà del mondo della disabilità. A più tardi, intorno alle 11:30, riapriremo la nostra radio al Minnetto. Per il momento un saluto a tutti da Fabio Sebastiani, dalla redazione, dall'ufficio comunicazioni.